Eccoci, bentornati in Sugar Games. Siamo su Silent Hill 2 Remake e in questo video andremo a risolvere un altro enigma, un altro puzzle. Ci troviamo qui nell'hotel Lakeview, primo piano, sezione dipendenti, quindi abbiamo ottenuto la chiave dell'ascensore dei dipendenti. Se non sapete come ottenerla, guardate il link in descrizione, c'è la playlist. Il video precedente vi mostra come ottenere la chiave per arrivare appunto nella sezione dei dipendenti. Qui nella sezione dei dipendenti, nell'ufficio del direttore, troviamo il portagioielli e per sbloccare questo portagioielli abbiamo bisogno di tre dadi. Il primo lo troviamo proprio dall'ufficio del direttore, andiamo dritto, passiamo alla stanza TV, spostiamo l'armadio, entriamo nella stanza del direttore. E all'interno di un portagioie, insomma, sulla sinistra o nel comodino, insomma, lì in quella stanza, trovate il primo dado, il dado rosso. Per trovare il secondo dado, che è il dado verde o il dado blu, comunque uno dei due, dobbiamo andare uscendo dalla stanza del direttore, giriamo a destra, andiamo giù fino in fondo. E ci infiliamo praticamente dove c'è il ristorante self-service. Sulla destra ci sarà un buchino dove vi potete infilare per entrare nella cella di congelamento. Lì, proprio dove c'è scritto D, in quell'angolo della stanza, all'interno di un frigo troverete un altro dado. Dopodiché dovrete entrare nel ristorante, entrare nella sala delle stoviglie, entrare nella cucina e nell'angolo in basso a destra, dove vedete quel punto esclamativo cancellato, troverete un altro dado. Dopodiché entrate nella stanzetta della cucina, quella che praticamente non ha la porta, e troverete un carrello del pane. Interagite con il carrello del pane per ottenere il trofeo relativo appunto a. Qui c'è del pane, una roba del genere, ora non ricordo cosa dice il trofeo, ma comunque sbloccherete un trofeo relativo al pane perché effettivamente c'è del pane fresco ed è un pochino inconcepibile, però vabbè. E lì sblocchiamo un carrello. Dopodiché torniamo all'ufficio del direttore e andiamo ad interagire con il portagioielli, come si chiama? Portagioielli. Interagiamo, poi andiamo a selezionare, ma a me non si vede una cippa, il dado verde lo andiamo a mettere lì e il dado rosso lo andiamo a mettere in questo punto. Poi andiamo a mettere il dado blu, aspettate, fatemi questo qui, lo andiamo a mettere qui sotto nella parte bassa. Otterremo il codice 1414. E in questo modo, vedete, abbiamo risolto l'enigma. E con questo codice ci spostiamo nella sala di pause e possiamo interagire con la cassaforte. Andiamo ad inserire il codice che non è 1414, ma è 7414. In questo modo apriremo la cassaforte e otterremo la videocassetta e la chiave del seminterrato. Eccola qui. Quindi ora non ci resta che andare nel seminterrato, uscendo semplicemente dalla sala pausa e accedendo lì dove ci sono praticamente disegnate le scale. Quindi possiamo aprire quella porta lì. Per cui facciamo questa cosa qui. Usciamo di qua. E andiamo qui dove c'è scritto uscita. Usiamo la chiave ed entriamo. E possiamo accedere alla zona del seminterrato. Quindi, giovani, io direi che anche per questo brevissimo video è tutto. Vi ringrazio come al solito per aver guardato il video e vi do appuntamento al prossimo video.